Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati nella terraferma punk. Come potete vedere sto facendo strage di minotauri perché ho bisogno di prendere qualche vita in più, perché ho deciso, ragazzi, che non possiamo non affrontare il dungeon. È giunto il momento di andare all'esplorazione anche del livello sottostante. Non mi dispiacerebbe avere quindi qualche vita in più da sprecare nel caso. Ok, riusciamo a farci ben 2 vite extra. Non sono tantissime, in più abbiamo ottenuto anche delle reward bag e un sacco di roba inutile, vale a dire questi pantaloni dei minotauri che non so francamente cosa farmene. Quindi tornerei di sopra e ora che siamo tornati alla base vi devo dire un'altra cosina. Mi sono reso conto che per quanto ci dà qualche bonus questa armatura, purtroppo non funziona correttamente senza vapore e quindi in realtà non è che ci offre chissà che protezione. Allora, fatemela levare. E cosa è successo? Sono senza la mia skin, come mai? Vabbè, non è un problema, cioè non è fondamentale per giocare, quindi va bene lo stesso, pazienza. Oggi saremo Steve. Ok, quindi posiamo la nostra Exosuit, che appunto senza lo steam purtroppo è abbastanza inutile. Ma io ho degli stivaletti di Wrought Iron, non me ne ero mica accorto. Interessante, quindi nella... fatemi vedere... ah, ce l'ho qua. Quindi se io apro... dov'era? Quindi se io apro la quest dell'armatura... ah, infatti me la dà già buona. Oh, fantastico. Equipaggiamoci questi surplus, sono tutti uguali, sì. E anche magari metto questo qua, questa corazza qui. E già che ci siamo prendiamo questi stivaletti di bronzo. Questa armatura, per quanto sgangherata sia, dovrebbe darmi più protezione di quanto non me ne desse l'Exosuit. Quindi dovremmo essere un po' più avvantaggiati. 1330 punti, com'è possibile? Scusate, ma se io mi levo l'armatura? Ah, sempre 1300, come mai? Non ci ho fatto caso che avessi tutti quei punti ferita. Boh, strano. Allora, apriamo le reward bag, così nel caso ci sia qualcosa da posare lo posiamo subito. Un'altra vita, ottimo. E della roba di legno che non mi serviva, ma vabbè, tanto siamo qua apposta per posarla. Quindi posiamo un po' di roba e a questo punto direi che siamo pronti, anzi, prima di tutto... 1, 2 e 3. Adesso abbiamo 11 vite. Qui abbiamo qualche altro pezzettino, sì, ma non ci facciamo niente. Va bene. Sono già soddisfattissimo così. Allora, molliamo un po' di roba, dicevo, e poi andremo all'esplorazione. Ah, non vi ho detto, mi sono fatto altri 8 lingotti di Wrought Iron, ragazzi. E spero che non mi servano per forgiare i materiali, nel senso che mi auguro che l'esplorazione vada a buon fine. Nel caso non dovesse andare come spero, quello è il piano B, cioè utilizzeremo quei lingotti. Allora, sono tornato alla Torre Ricca. Qui, come avevo già visto, c'erano diverse cosine che avevano lasciato nelle chest, però è tutta roba di copper. Per avere la roba di Wrought Iron, come vi dicevo, bisogna scendere, quindi proviamoci e vediamo come va. Allora, facciamo anche un pochino di luce. Ok, laggiù c'è già qualcosa di pericoloso. C'ho molta paura, sinceramente, di questa manticora. Ok, una manticora. Sembra che non mi possa attaccare alla distanza. Che laggata paurosa. Sta generando ancora il mondo, evidentemente. E io dovrei già mangiare, perché gli sto facendo pochissimo male, proprio anche per quello, secondo me. Ok, l'abbiamo uccisa. Ci ha dato anche una reward bag Greeter. Ottimo. Io mi ero portato una bistecca, quindi approfittiamone, sperando che non mi venga a rompere il culo qualcuno proprio mentre mangio. E vediamo di recuperare un po' di energia, perché se li picchiamo e non gli facciamo danno è del tutto inutile. Procediamo. Equipaggiamoci anche il Warhammer, che non si sa mai, magari è più efficace. Quanto danno fa? Sì, in effetti fa molto più danno, conviene che tengo equipaggiato il Warhammer. Ma qua c'è lo spawner, cazzo, di queste cose. Ma ditelo prima, ragazzi. Vi devo subito buttare una torcia.
problema è che devo prima di tutto avvicinarmi e quindi prima di tutto eliminare queste. Però, comunque sono tante, ma se sono solo così non sono granché pericolose, eh? Riusciamo a tenerle abbastanza a bada. Allora, prendiamo subito una torcia in mano. No, no, ne arriva un'altra cazzarola. Dai. Come faccio ad andare allo spawner se continuano... Questa è rossa, come mai è rossa? Scarlet? Scarlet Manticore è particolare rispetto alle altre. Oddio, c'ho paura. Ecco, ho levato pure la torcia, porca miseria, che stupido. Aia. Ma c'ho soltanto più 500 punti ferita? Devo fare molta attenzione allora. Aia, me ne levano 100 a botta queste. Ok, un'altra andata. Forza, che ha solo più 1000 punti. Ah, c'ha 10.000 punti, ecco perché è particolare. Mi sa che questa è una sorta di mini boss. Dai, vieni qua, fatti colpire. Ok. Veloce adesso. Torcia sullo spawner. No! Sì, l'ho messa, via, 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 via. No, no, sono troppe, ragazzi. Come faccio a difendermi da tutta sta roba? Sono chiuso nell'angolo. Aia, 90 punti ferita. Non devo lasciarle avvicinare neanche per sogno. Non devono proprio avvicinarsi, perché se si avvicinano sono morto. Forza. No, no, le laggate pure. No, 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 no. Come ho fatto a salvarmi con quella laggata? Non lo so, ragazzi. Però è morta. Sono morte tutte e quattro. Fantastico. Ho 15 punti ferita soltanto. È il caso di mangiare e di bere. E prima di vanificare tutto quello che abbiamo ottenuto, che non è molto, lo so benissimo, ragazzi. Però io andrei un attimino alla nostra casetta. Almeno molliamo un po' di roba. Possiamo di nuovo andare all'esplorazione. Vedete che comunque questa armatura mi ha protetto molto di più di quanto non abbia mai fatto l'Exosuit, purtroppo. Ragazzi, a saperlo prima. Allora, apriamo la reward bag del legno. Inutile, peccato. Ok, ragazzi, sono di nuovo alla Torre Ricca. Equipaggiamo subito le torce, perché bisogna fare un'altra azione difensiva sull'altro spawner. L'unica cosa è che qua ci sono le grate che me lo bloccano. Ok, così non dovrebbero più spawnare. E già che ci siamo, io li distruggo sti spawner, scusate, ma cosa me ne faccio? È inutile che metto torce, tanto sono torce della terrafirma, quindi si spengono dopo un po'. Facciamo così, visto che sei dentro, io ti chiudo dentro. Chi sei visto, sei visto. Qui lasciamo pure lo spawner per il momento. Proviamo ad andare a rompere anche quello là. No, 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 cazzo, stanno già arrivando. Non me ne ero accorto. Saltellando, ragazzi, facciamo i colpi critici, io ve lo ricordo. Quindi vedete, gli sto facendo molto più male del solito. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso devo correre allo spawner, buttargli una torcia. Ok. Ce ne sono altre. Porca miseria, non me lo aspettavo. Da quello spawner là comunque non dovrebbero più arrivarne, quindi dovrei poterlo distruggere tranquillamente. Ah. Qua, ragazzi, dovremmo avanzare metro per metro per conquistare sto dungeon. È veramente molto molto pericoloso. Il vantaggio di questa alabarda poi è che per fortuna colpisce anche a molta distanza. No, no, c'è qualcos'altro che mi ha colpito. Cazzo, che cosa sei tu? Un Ifrit, un Afrit. No, un demone di fuoco, ragazzi. Questo da dove cavolo è arrivato, mo? Purtroppo capita anche questo. Ora l'inconveniente è che io sono completamente disarmato e la mia roba è rimasta tutta laggiù, quindi vediamo un pochino cosa posso prendere. Ce l'ho. Potrei prendere una di queste spade, già che le abbiamo. La usiamo, vediamo un po'. Come armatura abbiamo qualcosa da poter utilizzare. Cosa faccio? Mi teleporto alla morte o alla torre e scendiamo piano piano? Scendiamo piano piano, va? Così vediamo com'è la situazione e nel caso ci diamo. Sentite il casino che fa? È qui! Se riuscissi a colpirlo da dietro
il pilone senza che lui riesca a colpirmi sarebbe fantastico. No, vero? Sto chiedendo troppo. Ma è quasi morto, è rimasto incastrato nei blocchi. Fantastico. Sì, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Che culo, che culo. E qui c'è anche la mia tomba. Cosa mi ha dato? Scorch Fire Charge. Interessante, non ho idea di cosa servano, ma mi andrò a documentare appena potrò. Allora, leviamo subito sta cosa, mettiamo questa che è sicuramente molto meglio. Ok, i pantaloncini, mettiamo questi qua che sono già usurati. Perfetto. Va bene, ragazzi, riprendiamoci l'alabarda. Adesso abbiamo anche molta più vita rispetto a prima, quindi dovrei poter avanzare un pochino di più. Vieni, non ti temo, Manticora. Ormai ho imparato a conoscervi. Il primo impatto con questi mostri è veramente spaventoso, ma una volta che si conoscono sono né più né meno che dei pipistrelli troppo cresciuti. Non sono granché pericolosi alla fine. Voilà. Forse sapete che quel demone è arrivato da qua sotto. Io ce l'ho dei blocchi per... No, fantastico. Non ho blocchi da costruzione, davvero. E se devo scappare, come la mettiamo? Allora, facciamo così. Mi prendo un blocco da qui, tanto non credo che serva a nessuno, e andiamo a bloccare la scala. Ok, così almeno da qua non abbiamo sorprese. Mi sa che, ragazzi, oggi non vedrete un granché risultati, vedrete soltanto me che meno le mani in lungo e in largo contro ste manticore. Spero che... No! Non vale, mi ha fregato il lag. E ora ho mollato là anche la seconda armatura che mi ero portato. Ma che stupido, dovevo tornare a casa. Nuova spada? Nuova spada, dai. Ritentiamo la sorte. Stavolta senza armatura, vediamo di recuperare subito la nostra roba. Ok, la manticora è morta. Fantastico, quindi dovrei poter riuscire a prendere la mia roba. Sono di nuovo moribondo, purtroppo. Quindi non è il caso di avanzare. Io voglio avanzare. C'è qualcosa da laggiù? Sì, ce n'è un'altra. Merda, un'altra manticora. Se non mi fa altre laggate dovrei riuscire ad avere la meglio anche su questa manticora, eh? Perché prima sono stato ammazzato solo perché mi ha laggato proprio mentre mi attaccavano. Ecco, tipo adesso. Vaffanculo, non capisco perché ogni tanto spari ste laggate. Ok, è morta. Quindi vediamo di fare molto in fretta sul piccone e via, sullo spawner. Voilà. No, 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 merda. No. Non l'ho vista arrivarmi alle spalle. Ci riproviamo, dov'è? Vado a prendere un'altra spada e torniamo di sotto. Allora, ragazzi, eccoci qua. Io lo ammetto, ho ammazzato ancora un paio di manticore, ma poi mi sono messo in pacifica perché giù di là c'è davvero il finimondo. Cioè, ce n'erano davvero troppe, quindi ho detto mi metto un secondo in pacifica, perché sennò qua oggi andiamo avanti tutto il tempo soltanto a far così. Meno male che avevo fatto quelle tre vite in più, perché ecco, le abbiamo già perse tutte e tre. Ok, ora sono ancora in pacifica, però voglio sbirciare dentro questa chest per vedere che cosa troviamo. Allora, vabbè, una reward bag basic dell'attrezzatura di Wrought Iron, fantastico. Ok, questa è di bronzo, cosa posso mollare che non mi serve a niente? Un osso. Va bene, ragazzi, direi che l'esplorazione è andata molto bene. Stavo per ammazzarmi male male male, non mi ero accorto che c'era un buco, credevo fosse una cazzo di scala. Vabbè, non sono morto. Cosa sei? Ah, sono... Qua ci sono delle pressure plate, ragazzi. È una trappola? Vabbè, non voglio stare a scoprirlo. Torniamo a casa. Ok, adesso che siamo a casa, direi che possiamo anche ritornare alla difficoltà. E tra l'altro, ragazzi, io sto giocando questo pack in modalità semplice. Per chi si credesse che questo sia un pack difficile, sappiate che questa è la modalità semplice di questo pack. Quindi non oso immaginare cosa sia giocarlo in hard.
non so che video uscirà fuori da questa nostra piccola avventura in dungeon. Mi auguro che sia stata comunque divertente. Prima però di darvi appuntamento alla prossima volta, volevo fare un'altra piccola cosina. Quindi prendiamoci uno di questi vessel, poi lo ripristineremo con calma, perché ho visto che c'è una quest che possiamo fare in maniera molto molto facile. Perché c'è una quest che ci chiede di fare semplicemente una cosa di questo tipo. Voilà, l'anodizing vessel. Ok, quindi abbiamo completato una quest molto facile, che è sempre di questo percorso qui, che è abbastanza complicato utilizzare queste attrezzature. Da quello che ho capito serve per ottenere dei materiali tipo il bronzo o il rame, attraverso però degli altri materiali che nella terrafirma non sono utilizzati, come il lead. Allora, prendiamoci l'acido solforico o l'acido nitrico? Bah, prendiamoci l'acido nitrico, va? È una reward bag che possiamo aprirci, in più abbiamo anche quest'altra da aprire, quindi vediamo un attimino che cosa ci troviamo. Wow! Che lusso, ragazzi! Ok, due reward bag decisamente inutili. Quindi, niente. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Io proverò ad andare ancora in esplorazione e speriamo che magari sarà nuovamente fortunata come oggi. Anche se, oddio, sono morto 3 volte, proprio fortunata non direi. Ciao ciao!